Parte 2021. Finalmente si possono disputare le Olimpiadi estive. E qual è lo sport più diffuso sulle spiagge? Beh, facile. Il beach volley. Il beach volley è considerato a tutti gli effetti un derivato della pallavolo indoor, disciplina inventata in California nel 1920. Il suo inventore è il professor William G. Morgan, che decise di mescolare elementi tipici di tennis, basket, baseball e pallamano con l'obiettivo di creare un gioco per i suoi studenti senza contatto fisico. Ma ripercorriamo velocemente le tappe di evoluzione del beach volley. Il primo 2 contro 2 si gioca a Santa Monica, California nel 1930. Nel 1947 a State Beach viene organizzato il primo torneo ufficiale di beach volley. Ad imporsi è la coppia Senez-Harris. Il premio? Una cassa di Pepsi! Negli anni 50 il beach volley diventa parte integrante dello stile di vita californiano, tanto che anche i Beatles a Sorrento Beach si dilettano in palleggi e colpi di bagger. È invece del 1976 il primo campionato ufficiale, sempre negli States. Sarà poi invece nel 1986 la volta della prima esibizione internazionale, a Rio de Janeiro, la prima con oltre 1500 spettatori. La corsa del beach volley è inarrestabile. Nel 1992 è presente alle Olimpiadi di Barcellona come sport dimostrativo, mentre nel 1996 ad Atlanta diventa sport olimpico con un successo di pubblico strepitoso. 108.000 spettatori assistono complessivamente alle gare del torneo. Il culmine del percorso del beach volley viene raggiunto con l'organizzazione dei campionati del mondo a Roma nel 2011. Sui campi in sabbia allestiti al Foro Italico si sfideranno 96 coppie provenienti da oltre 30 nazioni. Il titolo iridato viene conquistato dal Brasile sia nel maschile sia nel femminile. L'area di gioco è un rettangolo di sabbia che misura 16 x 8 metri e composto da una sabbia fine e circondato da una zona libera larga almeno 3 metri. Il campo è delimitato da linee di gioco larghe 5-8 cm. L'altezza e le caratteristiche della rete sono le stesse della pallavolo. Si gioca 2 contro 2, non sono ammessi cambi, non ci sono posizioni in campo e si gioca al meglio dei 3 set. Ogni set è di 21 punti.